Amici di Motorbox, sono qui con la nuova Ford Focus ST, quarta generazione di Focus, non poteva mancare la declinazione sportiva ST e proprio come l'allestimento sportivo ST Line si caratterizza per un'estetica veramente sportiva, paraurti anteriore e posteriore cambiati e sotto pelle abbiamo il motore 2 litri e 3 EcoBoost benzina da 280 cavalli. Allora vediamo assieme come va. Eccomi a bordo di Ford Focus ST, piccolo tratto di trasferimento perché vado a provare questa nuova vettura by Ford Performance nel circuito di Castelletto di Branduzzo, quindi vediamo assieme poi come se la cava tra i cordoli, ma sfrutto questo breve tempo per raccontarvi gli interni di questa vettura che sono comunque non così estremi, non pensate a una versione pista di Ford Focus, bensì pensate a una declinazione sportiva sia per l'estetica come se fosse un allestimento ST Line per intenderci, ma sia nei contenuti perché abbiamo un motore, io sto guidando il 2003 EcoBoost benzina da 280 cavalli, un motore quindi molto performante con 420 Nm di coppia, cambio manuale dall'escursione corta, ma come vi dicevo interni da comoda berlina, anzi da hatchback, perché la nuova Ford Focus ST sarà proposta con carrozzeria 5 porte e non ci sarà più la versione station wagon presente per la precedente generazione. E quindi al suo interno abbiamo un volante dall'impugnatura più corposa con la parte inferiore tagliata in stile racing e badge ST ben in evidenza, badge ST che ritroviamo anche sui nostri sedili Recaro che hanno dei fianchetti molto pronunciati, contengono benissimo in curva ma non sono scomodi e hanno una qualità veramente superiore rispetto agli interni delle Focus standard, infatti è un mix tra alcantara e pelle. E in più abbiamo anche l'infotainment di Ford Focus, quindi abbiamo il touchscreen con Sync 3 da 8 pollici e la connettività con i nostri smartphone, quindi con Apple CarPlay e Android Auto, sia tramite Bluetooth sia tramite USB. Quindi una connettività, un infotainment e un comfort da vera berlina della casa dell'ovale blu. Ma io non sto più nella pelle, voglio andare a provarla in pista. Venite con me. Buongiorno, siamo in compagnia di Federico Alberti. Piacere. Pilota Mini Challenge, corretto? Corretto. Appena fatto. Sì. Castelletto di Branduzzo, andiamo a provare la Ford Focus ST. Benzina. Benzina. 280. Va bene, vediamo come va. La prima cosa che faccio è quella di selezionare la modalità track che migliora la risposta motore, irrigidisce lo sterzo e disattiva il controllo elettronico della trazione e limita il controllo elettronico della stabilità. Così facendo la Focus ST è libera e pronta per essere domata in pista. L'assetto è rigido, difficile scomporla anche quando entro in curva con il coltello tra i denti, portando la frenata al limite fin dentro l'inserimento curva per anticipare la fase di accelerazione mentre raddrizzo il volante. Il differenziale meccanico a controllo elettronico lavora egregiamente, riuscendo a dare sempre trazione per uscire stabili e veloci dalle curve. L'avantreno è pronto negli inserimenti e il retrotreno ben piantato a terra, infonde sicurezza anche nelle curve veloci. Nonostante il passo lungo di 2,70 m, la Focus ST è agile e viene aiutata da un gran motore, il 2003 turbo benzina EcoBoost da 280 cavalli. Il valore che più impressiona sono i suoi 420 Nm di coppia disponibili a 3000 giri minuto, sulla carta superiore ai competitor Honda Civic Type R e Megane RS Trophy per intenderci. L'accelerazione non attacca al sedile, ma le prestazioni sono di riferimento. 0 a 100 km/h coperti in soli 5.7 secondi e la velocità massima di 250 orari. Una vera hot hatch! E poi, come non parlarvi di questo cambio manuale con leva corta e innesti precisissimi. Una vera goduria, il perfetto joystick per questa console del piacere chiamata Focus ST. Il telaio, la risposta del motore e questo cambio manuale che effettua la doppietta in automatico in scalata regalano un handling davvero piacevole, senza mettere mai in crisi il conducente.
Posso concedermi di sbagliare anche l'impostazione di una curva andando in leggero sottosterzo e la Focus ST mi recupera sempre concedendomi una nuova chance in sicurezza. La nuova Ford Focus ST mi piace perché non vuole essere estrema a tutti i costi, ma sa far divertire in sicurezza rimanendo fedele al concetto originario di Ford Focus, spaziosa e connessa. L'unico neo che mi sento di dover criticare è il poco filtraggio acustico in abitacolo e l'assetto con ammortizzatori a controllo elettronico che resta sempre un po' troppo rigido in tutte e quattro le sue modalità di guida, fondi scivolosi, normal, sport e track, senza un netto divario tra esse. E poi purtroppo in Italia si paga l'odioso superbollo e i suoi 280 cavalli costano annualmente circa 1000 euro. Veniamo infine al prezzo. Quanto costa la nuova Ford Focus ST? Scegliendo la versione a benzina attacca a 38.500 euro con il cambio manuale. Sale a 39.100 euro per la versione diesel e scegliendo il cambio automatico per solo la versione a benzina sale ancora a 41.100 euro. E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Ford Focus in salsa sportiva? Vi piace? Fatemelo sapere nei commenti sotto a questo video, lasciate like se vi è piaciuto e seguiteci su tutti i nostri social e sul sito motorbox.com. Al prossimo video, ciao!